No, prima mi riferivo all'accordo quadro. Sì, d'accordo. Comunque, io leggo, l'individuazione di un eventuale problema di stress lavoro correlato può implicare un'analisi su fattori quali l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione dei processi di lavoro, disciplina dell'orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, cioè poi le vediamo tra un attimo. Condizioni di lavoro ambientali, esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, eccetera. Comunicazione, incertezze in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego, ai possibili cambiamenti. E, come se finora avessimo parlato di fattori oggettivi, dice anche fattori soggettivi, tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, sensazione di mancanza di attenzione nei propri confronti, eccetera. Allora, qui bisogna essere chiari, altro che sofisticazione, che si può prendere come sophisticated lady oppure come nucleo antisofisticazione, no? Ci sono le due parti della medaglia. Allora, qui il problema è chiaro. Cioè, è chiaro che queste direttive sono una sciocchezza enorme, perché sistematicamente, e poi ci si stupiamo che ci sia il doppio stato in Italia, perché sistematicamente hanno a che fare con alcuni problemi che si possono trattare dal punto di vista gestionale, a priori, cioè si può fare un'organizzazione migliore. Bisogna vedere con quali criteri, un'organizzazione migliore del dipartimento, un'organizzazione... C'è una scienza delle organizzazioni fallimentare a tanti livelli, basterebbe ripercorrere la storia delle organizzazioni lavorative per capire quali enormi problemi ci sono stati a questo livello. Ce lo ricordiamo gli anni 70 con il nuovo modo di fare l'automobile, la job rotation, il job enrichment, eccetera, ce lo ricordiamo? Provate a chiedere adesso ai lavoratori della Fiat se vogliono la job rotation. Allora, ci sono comunque problemi che si possono strutturare a priori, ma ci sono altri problemi che a priori non hanno modelli, che non siano risibili. Volete che vi legga il questionario i punti di un questionario sul benessere organizzativo? Allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente. Pone obiettivi aziendali espliciti e chiari ed è coerente tra enunciati e prassi operative. Riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e stimola nuove potenzialità. Viene in mente Voltaire, è il migliore dei mondi possibili. Esiste l'ascolto delle reciproche istanze dirigenti-dipendenti, mette a disposizione le informazioni pertinenti. Potrei andare avanti perché i punti sono una ventina. Allora, è evidente che quando facciamo cose di questo tipo noi pretendiamo di mettere norme a qualche cosa che è strutturalmente legato al tipo di dinamica delle relazioni. Qui entra la psicologia, perché la psicologia non ha modelli della relazione, non ha nemmeno modelli dell'organizzazione, ha la capacità di esplorare ciò che succede, ha la capacità di guardare alla realtà dei processi, se esiste una domanda per questo. Allora, io penso che questo è il problema della funzione psicologica rispetto ad altre funzioni. E credo che sotto questo profilo, ahimè, in questo senso io sono molto critico verso la psicologia del lavoro, ma voglio dire, in termini puramente di concettualizzazione della psicologia. Perché la psicologia del lavoro, che tra parentesi allora perché non la psicologia del tempo libero, la psicologia della lettura, cioè le categorizzazioni psicologiche quando hanno a che fare con quella del lavoro è una problematica enorme. Ne discutevamo negli anni 70, ma siamo ancora lì. Il vero problema è che ci sono rami della psicologia dove si tenta di proporre modelli. Pensate alla qualità,
Allora, la qualità che cos'è? È un seguire delle checklist o è un fronteggiare secondo categorie dei problemi, sapendo che queste categorie sono in qualche modo come siate perfetti come il Padre mio che sta nei cieli, cioè qualche cosa di profondamente utopico rispetto alla realtà. E quindi andiamo a vedere i problemi della realtà. Oppure pongo modelli. E allora qual è il modello? Per esempio il modello del non essere violenti. Io sono d'accordissimo sulla violenza tolleranza zero, ma ahimè la violenza esiste da sempre. Allora il mio problema non è ipotizzare una società non violenta, ci ha provato Gandhi e poverino è morto violentemente. Io credo che il problema è mettersi in una posizione di riflessione, di cogliere i problemi che portano a quella che noi chiamiamo violenza. Il problema è, come diceva Rosa Maria Paniccia, cominciare a pensare che il potere non è tutto, che non è vero che c'è soltanto il potere, anche quello del controllo, perché il potere del controllo sollecita immediatamente escamotage per sfuggire al controllo. Pensiamo a tutto il problema dell'ISO 2000, l'ISO 2001, eccetera. Andate a vedere i sistemi di controllo della qualità all'Università La Sapienza. È una presa in giro, sacrosanta. Però le carte sono a posto, le crocette sono al posto giusto. Andate a vedere i sistemi di qualità di molte realtà organizzative, le crocette sono sempre al posto giusto, se c'è un controllore sufficientemente adeguato al problema per cui viene pagato. Ma la realtà è nelle crocette o è nella realtà delle relazioni tra le persone? Ecco dove io credo, nell'intersezione tra adempimenti, spesso disattesi, e realtà delle organizzazioni che si pone un problema sul quale lo psicologo può intervenire. E allora si tratta di capire se per esempio il problema è l'adeguatezza della gestione organizzativa o sono i fattori soggettivi o sono i problemi di comunicazione. Ma voi pensate che ci sia una comunicazione corretta, coerente, buona e una comunicazione cattiva? Ma siamo ancora a questi livelli? Ci aveva provato Enzo Spaltro nel 1919 vestito di voile di chiffon. No, adesso non scherzo su Enzo Spaltro, ma insomma ci siamo presto a poco. Ma sono tanti buchi nell'acqua. Allora, noi siamo continuamente confrontati con modelli adempitivi e con realtà relazionali. Ed è dove ci sono problemi di realtà relazionale che può intervenire lo psicologo, tanto è vero che lei diceva facciamo i gruppi misti con presenza dello psicologo, ma non perché quelle riunioni debbano andare così piuttosto che colà, ma perché comunque andranno, ci sarà la possibilità di farle andare e anche di pensare su, cioè di sviluppare una posizione meta rispetto alla relazione. E io credo che questo sia un punto altamente problematico. Allora, certo, noi possiamo ridurre lo stress lavoro correlato a una serie di adempimenti che le organizzazioni fanno. Ma siamo sicuri che con quello avremo fatto prevenzione dello stress lavoro correlato? A me viene da ridere. Oppure ci poniamo entro i problemi. Per esempio, a San Filippo è emerso che sul primo asse, quello più rilevante fattorialmente, ci si occupa di gerarchia. Sul secondo asse, che è quello meno rilevante fattorialmente, ma ortogonale rispetto al primo, quindi senza alcuna correlazione rispetto al primo, si pone il problema dei pazienti. Non entro nel merito cosa c'è nel primo asse, cosa c'è nel secondo, quali cluster, quali modelli culturali. Ma a me solo questo dato fa pensare.
fa pensare, perché se la cultura di un ospedale è, per quanto concerne, allora vado un momento più avanti, per quanto concerne la gerarchia organizzativa è occupata dei rapporti gerarchici, e quando invece concerne gli infermieri e alcuni aspetti del mondo medico riguarda il paziente, allora io mi pongo un problema. Come mai la gerarchia è totalmente autoriferita o quasi totalmente autoriferita, e appena io scendo nel gradino gerarchico dell'ospedale immediatamente compare il paziente, cioè il cliente? Questo non è un interrogativo di poco conto, ma non è che l'organizzazione corretta dovrebbe essere diversa da questa e invece che B deve essere A. No, l'organizzazione non la sappiamo qual è. Non sappiamo qual è l'organizzazione ottimale del San Filippo Neri piuttosto che del San Camillo, piuttosto che del Fate Bene Fratelli. Non la sappiamo, e sfido chiunque a dire che lo sa, tranne alcune cose ovvie, per esempio che l'oculista deve operare ben piantato al suolo e non in una situazione nella quale si muove il pavimento, ma dico, questi sono, ci mancherebbe altro, insomma, no? Cioè, sono quelle condizioni, ci mancherebbe altro. Ma una volta che abbiamo stabilito il ci mancherebbe altro, qual è la funzione organizzativa migliore? Oppure qual è il lavoro che si può fare su quella organizzazione storicamente realizzata in quel modo per sviluppare un pensiero sull'organizzazione? Cioè per fare quello che in tutto il mondo si chiama il miglioramento. Ma il miglioramento non è creiamo le sedie un po' più comode. Certo, se pensassimo a chi ha costruito le sedie alla Sapienza, a psicologia, dovremmo ucciderlo con quei sedili per cui tu scivoli, fai un lavoro con le gambe, non stai seduto neanche a morire. Ma voglio dire, lì ancora e ci mancherebbe altro, i sedili dovrebbero sostenere, non bisogna puntare le gambe perché sennò cade per terra. Che magari va bene in alcuni problemi di rieducazione muscolare, ma che non va bene usualmente all'università. Ma per il resto... Forse non dovreste più rivolgervi al tipo di organizzazione, ma forse tornare a rivolgersi all'uomo. Sì. Perché forse noi siamo concentrati sull'organizzazione, come dice il dottor Zulli, i dipartimenti sono diventati, ma i dipartimenti che hanno dipartimenti sono...